las rivas. Ribuongiorno l'Italia, questo è il giorno dopo, sì, perché c'era luce, ieri c'era il buio. Allora, siccome il caffè adesso sta già facendo effetto, possiamo procedere e spostarci a Lio Piccolo. Proviamo, perché per andare a Lio Piccolo c'è l'ingresso tra due case che sono poste abbastanza stranamente, cioè sono asimmetricamente disposte tra loro, cioè un po' un casino. Per di più ci arrivi con una specie di S, non puoi allargarti più di tanto perché c'è un altro sgabbiotto. E mi ricordo che con Scarosso dovevo fare un po' le peripezie per entrare tranquillo, vabbè, insomma in prima nulla di particolare, ce la si faceva. Adesso col camper che ho adesso e quello di Fabio non lo so se ce la facciamo, quindi proviamo, speriamo di sì, insomma, perché sarebbe bello farsi una girata in skate lì per le stradine in mezzo alla laguna, hai capito? Ah, la nuvoletta di ieri che avevamo detto, ah, guarda che simpatica quella nuvoletta, avevamo poi letto nel giornale che era l'esplosione di una meteorite, quindi non era la nuvoletta in cerca di fantossi, ma era una cosa un po' più scientifica. Guarda, guarda che stradine panoramiche gli faccio fare Italia. Ah, questo è il posto, il punto famoso dove aveva ceduto la strada. Più o meno dovremmo essere in questa zona qua. Guarda che bei posticini tipici lagunari dove li porto, vedi? C'è anche la torre qua nella curva, guarda, guarda che bello, il Cocals, che è il gabbiano, testa nera, le macchine che ci sorpassano, perché qua il limite è 50, io sono i 55 e ti sorpassano anche un po' infastiditi, hai capito? E d'altronde è così. Vedi, a testimonianza, questo cartello con scritto 50 cerchiato di rosso significa che il limite massimo è 50 km/h. Guarda, guarda, guarda a destra, guarda il nonno che raccoglie le vongole, guardalo, vedi? Guarda che robe tipiche, guarda, guarda come che l'è attento, il parigati che va a Pantegani, guarda. Guarda che passo felpato, grande nonno! Saluti! Beccati un po' di paesini tipici. Tra un po', dopo questo paesino tipico, spererò di non buttare giù la terrazza tipica delle Sciorette. Qua c'è anche un cimitero, c'è da andare a vedere se c'è l'acqua. Quello era da vedere, se ci sono rubinetti fuori con l'acqua. No, non ci credo, hanno messo il parcheggio a pagamento in cimitero. Non ci credo, c'era la colonnina. No, spero sia stata un'illusione ottica. Sì Italia, ci siamo adesso dove vedi, aspetta non mi pinci i ciclisti, dove vedi tutti quei cartelli lì in fondo, adesso qui è il problema, adesso qui è il problema. Vediamo con Pulmin cosa succede, speriamo di non toccare niente, no beh insomma ovviamente ci metterò la massima attenzione. Allora, beh, qua ovviamente è un'entrata normalissima e fin qua non si piove. Il problema è qua, Italia. Allora, vediamo. Qua, vedi? Perché qui abbiamo questo tetto, qui questo sgabbiotto. Io direi di procedere sfrizionando in prima, tenendo conto che Singano ha il passo lungo. Ok, piano, piano. Ah, beh, ma adesso non ho neanche più la mansarda. No, io ci sono passato senza problemi. Eccola, perfetto. Mi ricordo che con la mansarda forse potrebbe esserci qualche problemino. Sì. Vabbè, dai. Comunque Singano è passato. Vediamo Fabio adesso se passa. Non vedo perché c'è dietro un camioncino che aveva pressa, che ha passato tutti e adesso se ne sta dietro. Appena trovo uno spiazzo adesso aspetto gli altri, eccolo qua lo spiazzo, e tu goditi intanto il paesaggio, per te facciamo passare un po' di gente, ecco che passa questo signore abbastanza, volevo vedere, e Fabio? Difatti vedi, aspettiamo Fabio un attimo che non vedo Fabio, spero non abbia toccato. Tiriamo bene fra mano, non mi va poi in acqua. Ok, Fabio è arrivato, eccolo là. Buon, pronti, partenza, via. Ari Cocals, ciao Cocals, ciao Laguna, buongiorno Italia, guarda che buongiorno lagunesco. Bello, qua vado piano
che faccio godere un po' il panorama ai ragazzi, anche perché non abbiamo macchine dietro e quindi niente. Però sì, qua potremmo fermarci a fare delle foto. No, ma mi pare che più avanti c'è un altro bel spiazzo eventualmente dove fermarci. Sì, perché c'è anche la Pula. Io volevo dirti, stai attento che da queste parti passa spesso la Pula. Difatti adesso vedrai arrivare la Paula, o si è fermata. No, dai Paula, vieni qua, dai. Mi sono messo anche le cinture, ho acceso i fari, tutto bene. Però quasi quasi adesso ci fermiamo qua e facciamo una fottina a ricordo. I got bruises for eyes, guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, cafes in my mouth. Com'è bello lagunarco, in parte il mar, in parte il mar. Oh, per non pinciarmi un ciclista mi sono pinciato il cartello con lo specchietto, però vabbè, niente di che, insomma, era uno di quei cartelli che si spostavano, quelli un po' tipo di plastica, tra virgolette, no? Hai capito? Ecco Italia, adesso qui la stradina inizia a restringersi e praticamente tra un po' vedrai pullman che ci passerà a filo con l'acqua a sinistra e l'acqua a destra. Adesso signori, permesso, bravi signori, non vorrei pinciarvi, aspetta, metto la seconda, questa è gente stanca delle spalle che sta, perché ho già pinciato il cartello, signori, vi pincio anche la spalla. Eccoci qui, ora sì, stradine iniziano a restringersi sempre di più. Ah, velocipì, ma sì, guarda che belle stradine, guarda il Kokas, no, è un airone, no, però sono un po' concentrato nella guida, non è che posso guardare in giro. Ah, siamo praticamente arrivati, vedi la torretta, lì è dove ci mettiamo. È praticamente una ciclabile. Cazzo, figata. Vabbè, insomma, ce l'ha fatta Scarosso, ce la fa anche Pullman. Aspetta, ecco, prendiamo largo. Aspetta, perché qua ci sono veramente a filo. Ma non sto scherzando, sono veramente a filo Italia. Yeah. Vedi avere il camper largo 2,35. Aspetta, la prendiamo larga, stringi, eccola. Perfetto, fatto, non siamo finiti in acqua. Eccellente, buona cosa, buona cosa. Ah, cacchio, i parcheggi. Porco cane, che cane è quello là? Un cane bovino? Hai visto, Emi? E i parcheggi sono... Sì, un cane bovino, un cane enorme. I parcheggi sono pieni. Sì, un cane bovino, Emi, sì. Adesso ci giriamo così, sperando che Fabio e l'altro mi pincino. Eccoci qua. Là, io direi intanto così, poi quando vanno via queste macchine qua ci mettiamo al posto delle macchine. Guarda in che bel contesto rurale ti ha portato Singano, un po' anche rupestre, parole così buttate a caso, però che fanno sempre atmosfera. Italia, te lo ricordi? Questo era quel bellissimo sentiero che avevamo fatto con Michele e Andrea. Però purtroppo bisogna essere con la mountain bike, vedi, è tutto così. E quindi niente, bello è bello, però mountain bike. Mentre voi eravate là, ho visto passare in bicicletta Michele con la figlia. Dai! Sì, sì, qua è la zona della casa disabitata che avevamo visitato, non so se ci arriviamo a piedi. Ho detto intanto ci facciamo un giro prima di pranzo, una camminatina per far due foto. Oh, la fauna è sparita tutta, guarda che roba, non è più nessuno. Difatti ho l'obiettivo da fauna, io adesso devo fare le cose della fauna. Eccola là, ci andiamo. Demo. Ci andiamo, dai, via. Uccù, cola. Uccù, dopo te conto. Niente, anche a voi. Buondì. Quanti sì, io? Due? Due. Oh, ora stai alla porta.
Allora, se anche tu vuoi venire a visitare la puntina che era stata fatta di Lio Piccolo, che non è questa, la puntina era già stata girata in passato, sai che è pieno di questi bellissimi percorsi da fare anche con i bambini, con gli animali, a piedi, però sì, spesso vedrai passare mountain bike, quindi se hai la mountain bike effettivamente forse è il caso che te la porti, che ti godi meglio tutto il percorso, insomma, che alla fine è abbastanza lungo perché ce ne sono tanti, ne hai da camminare per chilometri e chilometri. Quello dietro la chiesetta, che è quello dove stiamo camminando noi, secondo me è quello un po' più carino, passami il termine, più intimo adesso. Non per utilizzare termini frufru, ecco, difatti, ecco lì. Ma nel senso è quello un po' fuori dalla strada, no? Quindi non trovi le macchine, sei proprio in mezzo alla natura. Guarda. Accidenti, no, sono entrati invece nella casa. Ho detto, non hanno il coraggio di arrivare là. Va bene, dai. Lì, eccoli, cavalli, li hanno cambiati, li hanno permutati coi cavalli. Sì, c'erano delle pecore strane, irlandesi, là. Sì. Dopo magari facciamo un salto a ritrovarli, adesso che ho l'obiettivo da fauna. Guarda, c'è anche il bovino sdraiato là che prende il sole. No, dai, il video al bovino. Burning through another night.